Messaggio della Madonna a Valeria Copponi, questa mistica di Roma, il 16 giugno 2021. Figlia mia, fate bene a pregare con le stesse parole che vi sono state insegnate da sempre, dicendo non ci indurre in tentazione, significa non ci lasciare durante la tentazione, ma liberaci dal male. Sì, liberaci poiché sarete sempre sottoposti a tentazione. Satana vive di tentazioni, altrimenti con quale altra arma potrebbe soggiogarvi? Non preoccupatevi, vi dico. Gesù, io vostra madre e vostro angelo custode, non lasceremo che vi tenti più di quanto possiate sopportare. Per quanto dovete pregare e pregare con la certezza che avete il nostro aiuto in ogni momento della giornata. Non fate l'errore di pensare di farcela senza il nostro aiuto, ma continuate ad affidarvi a noi con tutto l'amore che avete nei vostri cuori per noi. La preghiera non manchi mai sulle vostre labbra, sia il vostro cibo quotidiano e ricordate, il vostro corpo può resistere per alcuni giorni senza pasto, ma il vostro spirito ha sempre bisogno del vostro affidamento a noi per vivere. Cibatevi spesso del cibo che sfama, l'Eucaristia, e non preoccupatevi al resto, pensiamo noi. Non siamo forse i vostri genitori? Gesù è stato nel mio grembo per potersi fare piccolo e vivere in mezzo a voi. Siete tutti fratelli in Cristo, amatelo, invocatelo, permettetegli di vivere sempre accanto a voi. Io vi affido al Padre Celeste, per mezzo di Gesù, vostro fratello, vi insegna la strada che porta al suo regno. Vi benedico, continuate a pregare instancabilmente. Maria, Madre di Gesù, è vostra. Un messaggio, questo, molto bello, dove Dio non ci induce in tentazione, come potrebbe significare in modo errato la frase non ci indurre in tentazione. Spesso le persone quando pregano il Padre Nostro o quando lo vogliono esaminare pensano, ma perché Dio induce in tentazione? Ecco perché è stato modificato in non abbandonarci alla tentazione, perché la tentazione non è solo quella che proviene dal demonio, ma è una triplice tentazione che il demonio manda. Poi c'è la tentazione del mondo e la tentazione che ci provochiamo noi stessi. Davanti un paio di scarpe, davanti una bella macchina, davanti una bella ragazza. Creiamo dentro di noi degli schemi, delle limitazioni che ci portano poi a desiderare quella determinata cosa che poi quel determinato desiderio si traduce in tentazione. La maggior parte delle volte siamo noi che cadiamo con la nostra volontà nella tentazione. La tentazione spesso poi si trasforma in un impulso genitale che noi pensiamo sia da soddisfare in modo sessuale, quindi andando a letto con un uomo, con una donna. E questo è uno dei più grandi errori, pensare che l'impulso sessuale che stiamo provando sia un richiamo al peccato, quindi a fare sesso. Ma l'impulso sessuale nasce sempre da una tentazione che ci andiamo a cercare noi, guardando con malizia la donna o l'uomo, guardando con desiderio le cose del nostro prossimo che potremmo desiderare per invidia. Allora in questo scenario di tentazioni che vengono dalla nostra volontà, dal mondo del demonio, dobbiamo continuamente invocare il nome di Gesù e della Madonna e il nostro angelo custode e pregare in ogni momento.
Io su questo canale ho portato alcuni video, i primi 5 video su questa nuova playlist Imparare a pregare, e vi invito ad ascoltarli, così che in ogni momento, in ogni luogo, in ogni situazione possiate imparare a pregare con il cuore, senza formule, e invocare il nome di Gesù, di Maria e del vostro e nostro angelo custode. Sia lodato Gesù Cristo.